Greetings, world. We are Anonymous. Salve ragazzi e cari amici del web, la nostra organizzazione ha come intento quello di riportare la democrazia in Italia. Nel nostro paese eserciterà il potere conferitogli dall'articolo 1 della Costituzione, ovvero in Italia il popolo è sovrano. Esercitando la sovranità del popolo ripristineremo lo status di democrazia e la punizione per i politici sarà tremenda, terribile. Vi mostro un po', anche ho tolto la maschera perché molti hanno commentato che nascondersi dietro la maschera è sintomo, non crea, è sintomo di inaffidabilità, per cui da d'ora in poi opereremo a volto scoperto. Ecco, vi mostro un po' la nostra sede. Qua siamo un po'. Questo qui è il mio ufficio nel quale io faccio il giro i comunicati. Siamo in un bunker, in un posto proprio segretissimo, inaccessibile. E il giro continua. Ecco, vi faccio un po' vedere, giusto. Ecco, questo qui è il mio ufficio. Da dove voi mi vedete operare con questa maschera e continuiamo il giro, andiamo di qua. Questo qui sono le porte blindate che proteggono il bunker, siamo sottoterra. Cercherò di essere più anonimo possibile, non posso inquadrare certe parti dell'arredamento perché la località è anonima, segretissima, e non desideriamo che nessuno risalga a dove sia situata questa località. Ecco, qua abbiamo, potete vedere, abbiamo delle ingenti somme di denaro e anche depositi in oro. Vi faccio vedere, giusto. Ecco, come avrete capito, noi non stiamo scherzando. Siamo un'organizzazione che dispone di ingenti finanze e elimineremo la classe impostori della politica, la casta, dalle istituzioni. Questa è una promessa. Purtroppo tanti italiani, non riuscendo ad arrivare alla fine del mese e oblerati dai problemi creati dalla malpolitica, hanno deciso di farla finita, di suicidarsi. Non fatelo, se avete intenzione di togliervi la vita non fatelo, noi vi aiuteremo, noi cerchiamo proprio questo genere, questo tipo di adepti. Ciao a tutti. Questo qui è l'ingresso che porta alla sede della nostra organizzazione, andiamo avanti, vi faccio un po' vedere. Ecco, come potete vedere si entra da qua, ecco, è illuminato, in caso di pericolo di attacco tutte le luci vengono spente, questo posto diventa completamente anonimo e introvabile.